Come promesso, siamo al municipio di Pace del Mela. Vediamo di incontrare il sindaco. Ora è 9:30 del mattino, dopo circa 10 minuti del sindaco, nessuna traccia. Le sorti dell'Italia, perché tutti i livelli superiori si stanno comportando nel popolo. La particolarità è che il mondo degli imprenditori si è unito a quello dei disoccupati, in modo particolare dei giovani, pertanto mi faceva piacere stringere la mano e salutarla, insomma è... Noi oggi siamo spuntati sul giornale, sulla Gazzetta del Sud, e quindi eravamo passati per questo saluto. D'accordo. Arrivederci. Allora, vi ho parlato al telefono col sindaco, non so neanche come si chiami di nome e di cognome. Gli piace l'idea della rivoluzione gentile, ma non viene a salutarsi personalmente. Non so se qualcuno ha già visto la puntata su YouTube dove diciamo che saremo venuti. Sta di fatto che scriverò quando tornerò a casa come presidente dell'AIAS una lunga nota in relazione a questo comune e eventualmente anche ad altri, perché le fiandre dei cavalli non sono affatto inquinate. Detto fatto, ci rimettiamo in sella a moto e macchina, che ritorniamo dove abbiamo i cavalli, perché li prepariamo e iniziamo il viaggio per Messina. Dopo la visita al sindaco, che ci ha salutato solo telefonicamente, partiamo finalmente per Messina, da Cattagi, si chiama così. Siamo presso la scuderia Pergolizzi, qui sono alcuni rappresentanti di questa scuderia, una gentilissima signora che ci ha ospitato, questa mattina è arrivata a darmi il caffè, i biscotti, vi devo dire, l'accoglienza è stata veramente egregia. Questa è la gente per bene, gli italiani, che noi piace incontrare e raccontare. Guarda caso siamo accomunati dai cavalli, ciò non vuol dire che solo chi ha il cavallo è per bene, c'è tanta gente che fa altro nella vita ed è anche altrettanto per bene, per cui un grazie di cuore. Prego, grazie. Speriamo di ricambiare con questo arrivo a Roma, diventerà tutto questa sera quando sarà a Messina, tra oggi e domani, perché cesteremo un numero che comunque rappresenta qualche cosa, anche i vostri umori, anche le vostre sofferenze, le vostre tristezze, la mancanza del lavoro, e allora vedremo di fare comunque cosa. Ragazzi, un piacere, speriamo. Grazie di cuore. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Messina, siamo arrivati! E allora, non ci credevate, ma siamo a Messina e adesso ci sono altri 12 chilometri, vai, ciao! E ci andremo a posizionare come presidio davanti il comune di Messina. Continuate a seguirci, ciao! Guardate i cavalli come sono vogliosi di arrivare! Io ne tengo uno a mano e con una mano porto ciò, 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 bene!
nonostante mi sia unito solo ieri a Milazzo a questa marcia fantastica, danno a me l'onore di dirvi che finalmente siamo in vista della Calabria. Guardate che bella. Tu ti chiami? Come? La piccola ti chiama? Ines. Giuseppe Bonura, che è qui, Manuela D'Angelo e la piccola Ines. Ci hanno seguito nel web, guardate cosa ci hanno portato. Ciliegie, dell'acqua fresca e siamo a un tiro. Anche una bottiglia di vino per stasera. E una bottiglia di vino per stasera, così facciamo discorsi più sani. Bene. Un grazie, che dirvi? Grazie di che, veramente. Di molto... io ringrazio voi di quello che state facendo. E tu lavori? Sì, io lavoro. Mi dispiace che non posso. Non ho capito. Mi dispiace che non posso lasciare, sono frenato dal lavoro e non posso venire. Se no saresti venuto. Certamente. Bene, vedremo cosa accade quando arriveremo a Messina tra un'oretta circa. Io vengo le fare. Bravo! Uno, passo! Questi sono cazzo! Bebe! Allora, noi siamo a Messina, là, la Calabria, quello è tutto il porto di Messina, siamo con un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario previsto delle 17.30 perché abbiamo dovuto rispettare i tempi dei cavalli. L'ingresso a Messina lo stiamo facendo a piedi, anche perché abbiamo fatto, per farle affaticare meno, tutta la linea tirrenica, cioè costa a costa, e abbiamo allungato, ma abbiamo evitato di tagliare attraverso i monti sopra Messina, sarebbe stata davvero dura, anche se questo ci avrebbe concesso di arrivare estremamente puntuali. Sappiamo che c'è gente che ci aspetta davanti il municipio, il comune di Messina, e tra un po' vedremo che cosa accadrà. Ciao! Bebe! Ada! Duplo! Perché io l'ho posato. Allora, siamo nella piazza antistante lateralmente il municipio di Messina. Sono appena sceso da un incontro veramente bello con
il sindaco Buzzanca, è stato gentilissimo, ci ha già fatto arrivare la cena tramite questo signore che è un suo amico. Ma senta, ci ha mandato i pitoni? I pitoni, sì. Ma non sì, sono sì. Serpenti? No, è un prodotto tipico nostro. Che locale. Fate voi? Che facciamo noi? C'è gente che si sta radunando e che sta arrivando, noi dovevamo essere qui alle 17, chiedo scusa per chi so che ci aspettava qui e per il ritardo è andato magari a casa, adesso dopo cena verranno, comunicatelo che siamo proprio a Messina perché se siamo un certo numero sabato ci imbarcheremo per questa traversata dell'Italia fino a Roma. E adesso, visto che questa tappa è stata di 54 km, la più lunga in assoluto, i cavalli stanno mangiando il fieno che è stato trovato qui. Dov'è che l'amico? Eccolo qua. Questo è il nostro amico messinese che sapeva che arrivava il ritorno con moglie e con figli, grande solidarietà. Ritroviamo accanto a noi il mitico Giuseppe Spina che è arrivato anche lui qui. Tutto bene, quindi adesso siamo stanchi, consentiti, ceniamo, andiamo a letto perché da domani i cavalli non cammineranno più e neanche noi. A proposito, fino adesso ho fatto il ganso giovincello, ho quattro bolle nei piedi che mi fanno male, ciao! Sindaco, stasera potrà guardarsi su YouTube il video su un messino dove parlava dei pitoni, abbiamo presentato il signore che li ha fatti, che sono venuto a trovare, è stato... Ah, sì, è venuto pure? Sì, è venuto pure, è stato... Ah, vedi Carmelo? Sì, non so se si chiama Carmelo o meno. È stato... Questa è la tradizione di famiglia. Questi fanno i pitoni più buoni di Messina. Ed è buonissimo. E qui abbiamo la bandiera siciliana e quella italiana. I cavalli sono contenti, mangiano. E abbiamo viaggiato insieme. Poi gli faccio una bella foto. Io da Palermo, lui che è catanese e che si chiama Messina di cognome. Una cosa, lui è un disoccupato, io invece no. E allora, perché l'abbiamo fatto... Lui è quello che ha 22 anni. Quello che ha 22 anni, quello che ho parlato io, che è un ragazzo veramente d'oro. E quindi voi siete venuti col calesse. Col calesse, con... Per lo dentro abbiamo una tecnologia mostruosa, perché adesso che montiamo una console... Ma dove dormite? In una tenda qua. E dove è questa tenda? Dove montare? Sì, per qua dentro. E te sei là, la tenda? Di campi in estate, sto andando verso Roma, le cosa pensi che se ci sono signore... Dorma là di accio, dorme in tenda. Comunque di qualche giorno di cammino se lo fa con noi, più in là, per un giorno, sarebbe bellissimo. Lo faremo volentieri, vai. Grazie a voi. Sono tutte e due. Già da limitare. Modo, Quanti anni? Vivono molto meglio. Sì. Questo è il cavallo maschio, c'è quello che sta a destra della pariglia. Però sono molto bravi. Ma e che tragitto state facendo? Partite da Palermo? Abbiamo fatto le provinciali da Bolognetta, Ventimiglia, Trabia, Termini Imerese, poi c'è Falù, finale di Pollina, no, poi ci siamo fermati a Santo Severo Camastra, Santa Rita di Militello. Ma con quale fine? Perché lo state facendo? È una protesta contro la rivoluzione gentile? Perché vogliamo dire al signor Monti e per ciò che riguarda al signor Lombardo, a casa. A casa. A casa, basta. Ed è un'opinione condivisa da tutti. Ti piace questo cavallino? Non c'è uno, io ce l'ho. Tu ce l'hai il cavallino, come si chiama il tuo? Chicco. Questo si chiama Chicco e ciò. Quindi arriveremo in tantissimi a Montecitorio, staremo lì. Speriamo. A oltranza, io chiuso tutto, intanto, però nel mezzo chiudo anche io, quindi tanto vale che chiudo prima, nel senso la metto in stand by per. Ma ci sarà gente che si speriamo. Certo, andiamo qua, da Messina l'appuntamento è. Un giovane 22 anni che fa orto sinergico, culture biodinamiche e che fa delle cose straordinarie. Noi in Sicilia abbiamo talenti insieme a Marco enormi, sempre, enormi. Insieme a Marco sempre. Insieme a Marco che è là, lo so, che si è aggregato l'altro ieri, anche lui da Catania. Disoccupati che si hanno a fare con queste cose importantissime e purtroppo
non c'è la defiscalizzazione. Ma no, non c'è la defiscalizzazione. Qua su Messina, diciamo. Sì, sì, sì. Non c'è la defiscalizzazione della filiera corta. Si può accarezzare. Se io le porto 500 zucchine. Ma allora, ci vediamo. Io domani, forse di mattina posso passare. Grazie di cuore. Poi devo andare io. Andavo, la ringrazio, signore, in gentilissimo. Bocca al lupo, in bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo. Buonasera. Grazie. Grazie. Ciao. Come? Dove devo andare?